Allora Luca, lo dicevi tu, calcio e attualità, la Lega Pro di fatto attende in maniera assolutamente frenetica questo Consiglio federale dell'8 giugno, la Serie D invece di fatto convalida alcuni verdetti. Sì, attendono entrambi in realtà questo step, questo Consiglio federale. In Lega Pro ci sono, lo sappiamo, dei club che hanno chiesto un'assemblea straordinaria. È arrivato però il no al mittente del presidente Ghirelli. C'è anche la possibilità di una diffida addirittura nei confronti della FIGC da parte di alcuni di questi 12 club. Tanti verdetti nel mezzo, però c'è anche un calciomercato da preparare. Ci sono tanti temi sul tavolo, li affrontiamo con l'ex direttore sportivo, tra le altre, di Fidelisandre e Taranto, Vincenzo De Santis. Buonasera, direttore. Buonasera a voi e ai telespettatori. Non ho elencato, direttore, tutte le squadre con cui ha lavorato perché i tempi del TG sono ridotti, quindi altrimenti saremmo Ma andati non fa niente, voglio dire, non facciamoci pubblicità inutile. Qual è la sensazione da uomo di calcio? Vado per step su ciò che sta accadendo in Lega Pro con alcune piazze che non hanno accettato di fatto il diktat della FIGC di completare la stagione, ma lo si andrà a fare con playoff e playout. Secondo lei questo Consiglio federale dell'8 giugno potrà essere risolutivo o dobbiamo aspettarci altri colpi di scena fino a quella data? Bisogna vedere se poi alla fine lo fanno anche l'8 giugno, perché ormai è un rimandare continuo. Sinceramente, a queste tribolazioni estive siamo abituati ormai, non fa più notizia. Il problema è che secondo me chi riveste un ruolo come noi nel nostro ambito deve prendersi delle responsabilità e come al solito qui si fa sempre lupo al lupo, ormai il governo è diventato il pungiball di tutti quanti, quando poi insomma, ai vertici federali dovrebbero prendere delle decisioni ben precise perché ricoprono un ruolo e ogni ruolo ha una responsabilità. Però, come ho detto prima, ognuno preferisce sempre dare responsabilità agli altri e non mettersi mai in prima linea poi quando c'è da decidere. Si sta perdendo, secondo me, troppo tempo. Si sta perdendo del tempo e della sensazione anche di diverse società, direttore. Diciamo che se fino alla terza serie, quindi fino alla serie C, si è dato l'input a giocare, a esprimere verdetti sul campo, in serie D è stato fatto un altro tipo di scelta, legato ovviamente ai costi, soprattutto del protocollo sanitario da sopportare, ovvero l'indicazione è quella di spedire in serie C le prime di ogni girone e far retrocedere le ultime quattro. Anche su questo, direttore De Santis, si sta discutendo tanto. Le chiedo soprattutto per quanto riguarda il capitolo retrocessioni, complicato accettare questa scelta, cioè quattro club per girone vuol dire 36 società di fatto d'ufficio in eccellenza. Non è giusto perché i campionati vanno decretati sul campo. È vero che siamo stati travolti tutti da questa situazione del Covid, però è anche giusto che comunque c'è ancora del tempo, secondo me, per strutturare bene le cose. I protocolli sono importanti, sono costosi, esosi per ogni società, dalla Serie A alla Serie D. Ovviamente le risorse delle squadre di categoria inferiore, sono ridotte rispetto agli altri club professionistici. Però io credo che in questo la federazione e il governo poteva intervenire come sta facendo d'altronde su altre situazioni. Dovevano necessariamente far finire i campionati perché, insomma, almeno che ci sono delle squadre già retrocesse perché c'è un distacco di punti interminabile, no, da raggiungere, e allora va bene. Però è giusto che secondo me playoff e playout vadano fatti. Decretare va bene le prime di ogni girone per salire in C, però le retrocessioni sia dalla C, playoff di C, playoff di D e playout di entrambe le categorie, insomma, vadano giocati e prendere i verdetti sul campo, Direttore De anche perché sono Santis. dei mini gironi che si potrebbero concludere in poco tempo. E questa sarebbe sicuramente una soluzione, chissà che non si possa arrivare anche a una Sarebbe clamorosa. la più logica, secondo me, la più giusta, perché chi fa sacrifici, insomma, non può vederli deturpati così di punto in bianco solo perché siamo stati travolti da questo uragano. Sacrifici che peraltro si fanno anche in sede di calciomercato. Le chiedo, direttore, come tutta questa situazione andrà a cambiare anche il calciomercato? Quale tipo di trattative dobbiamo attenderci di qui in avanti, soprattutto in Serie C e in Serie D?
Sicuramente tutti quanti, come dissi già tempo fa, devono fare un passo indietro, dai calciatori ai dirigenti, gli allenatori, tutti gli addetti ai lavori, però devono essere tutelati tutti poi, perché quel passo indietro che viene fatto deve andare necessariamente incontro alle società che in questo momento, insomma, stanno attraversando un momento storico, economico difficile. Però d'altro canto quello che poi si sottoscrive deve essere garantito. E secondo me sarà un mercato mirato soprattutto più certosino, senza cercare di sbagliare il meno possibile e con cifre ridotte rispetto al passato, almeno per quest'anno. Un mercato con cifre ridotte, un ruolo importante, direttore, lo giocheranno anche gli under. Le giro una domanda che tanti nostri telespettatori ci hanno fatto. C'è la possibilità e allo studio che gli under di questa stagione siano di fatto cristallizzati anche in vista della prossima, o meglio, che un classe 99, ad esempio, resti under anche l'anno prossimo? Secondo me non è giusto, secondo me non è giusto perché poi si vanno a bloccare quelli che insomma erano pronti per affrontare per la prima volta la prima squadra. Non è giusto nei confronti di quei ragazzi perché poi diciamo che bene o male questi 7-8 mesi di campionato li hanno svolti, gli altri che verranno perderanno un anno importante, non è giusto. Secondo me se vanno cristallizzati i gironi vanno cristallizzati anche gli under, cioè nel senso che vanno avanti con gli anni di età e non bisogna tenersi le quote del campionato scorso. Il calciomercato, direttore, poi la saluto, non riguarda solo calciatori e allenatori, ma anche i dirigenti. Allora le chiedo qual è il presente di Vincenzo De Santis? Si muove qualcosa, immagino. Guarda, solo ammiccamenti, chiacchiere, cose dette, discusse così molto in maniera latente. E dobbiamo aspettare questo benedetto Consiglio federale perché poi ovviamente in base agli obiettivi delle società possono svilupparsi tante dinamiche. Qualche chiacchierata l'ho fatta, però giustamente le società in questo momento la prima cosa che pensano è capire che tipo di calcio affronteremo, in base a quello poi organizzarsi con dirigenti, allenatori e giocatori. E allora, quella dell'8 giugno potrebbe essere davvero un po' la data zero per quanto riguarda il calcio italiano, sia per quanto riguarda la calendarizzazione di alcuni impegni, sia per la ripartenza di tanti club. Grazie intanto per ora al direttore sportivo Vincenzo De Santis. Grazie a voi, buona serata.